Benvenuto a questa pagina dell'informazione su Telesud. Il TG Sud apre con la notizia del giorno, anche se in realtà è una notizia ufficializzata ieri pomeriggio, cioè la nomina dell'assessore Enzo Abruscato a vice sindaco nella giunta guidata dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Ieri Abruscato ha scelto di dimettersi dalla carica di consigliere comunale, rimanendo solo assessore. Subito dopo i lavori del consiglio, il sindaco l'ha ufficialmente proclamato vice sindaco. Una notizia sorpresa, quella comunicata da Enzo Abruscato durante i lavori di consiglio comunale che si sono tenuti ieri a Palazzo Cavarretto a Trapani. Enzo Abruscato ha deciso di lasciare il posto in aula nella qualità di consigliere comunale dopo 18 anni e un giorno, come lo stesso, visibilmente emozionato, ha detto al primo dei non eletti nella lista Trapani con coerenza. Al suo posto entrerà in consiglio Santo Vassallo. Abruscato, nel corso del suo intervento, ha voluto velocemente ripercorrere il suo cammino da consigliere comunale a Trapani. Puoi fare il Presidente della Repubblica o il Presidente della Regione, ma da consigliere comunale hai un ruolo che ti viene dato direttamente dai cittadini e giuri sulla Costituzione italiana di rappresentarli con onestà. A stento, Abruscato è riuscito a trattenere le lacrime. Era presente tra il pubblico anche la figlia Giuliana ed è stato più volte applaudito dai pochissimi, diciamolo francamente, consiglieri comunali presenti in aula. Rimane però fra gli assessori della giunta Tranchida. Il sindaco, subito dopo la conclusione dei lavori consiliari, lo ha nominato, dopo un anno e mezzo, ufficialmente vice sindaco e Abruscato ha dovuto immediatamente presiedere la riunione di giunta convocata precedentemente, sostituendo proprio il sindaco. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, dopo con il resto delle notizie da Valderice fino a Trapani. Oggi, anche in questo ultimo dell'anno, ne abbiamo di cose da raccontarvi. Tra poco. Adesso la rielaborazione del piano regolatore generale, l'amministrazione comunale di Valderice ha avviato l'iter per modificare lo strumento urbanistico. Il 2019 nella memoria degli italiani, sondaggio di fine anno dell'istituto Demopolis sui fatti che secondo l'opinione pubblica hanno caratterizzato l'anno che sta per chiudersi. Consegnate le statuette di Saturno, ieri sera con la cerimonia finale nella chiesa di Sant'Antonio si è conclusa la rassegna Premio Saturno Winter promossa da Telesud assieme alla Camera di Commercio del Capoluogo. Poi, aspettando il 2020, diverse amministrazioni dell'Interland hanno organizzato iniziative con brindisi e musica in piazza per salutare l'arrivo del nuovo anno. E a proposito di nuovi anni, noi facciamo invece il resoconto su un anno di basket per lo sport. Avremo in studio il presidente della Pallacanestro Trapani, Pietro Basciato, che ha tracciato un bilancio appunto sull'anno che sta per chiudersi. E poi, per l'approfondimento, consideratelo una sorta di regalo che ci si può concedere, un best seller trapanese, è quello del professore Francesco Mercadante, che con il suo libro La grammatica umoristica scala la classifica dei più venduti nella categoria saggistica. Ne parleremo però nell'approfondimento. Intanto apriamo con Valderice, dove il sindaco Francesco Stabile ha dato in carico per la rivisitazione del piano regolatore generale al professore urbanista di chiara fama regionale, quantomeno Andrea Pidalà. Lo ha annunciato il sindaco, questa mattina è venuto a farci una dichiarazione qui in redazione. Una fine d'anno migliore di questo, probabilmente, insomma, a Valderice non si aspettavano. Si ritorna a parlare finalmente di piano regolatore generale. Ci sono delle novità, quali? Sì, ci sono delle importanti novità perché proprio in questi giorni abbiamo affidato l'incarico per la rielaborazione del nuovo piano regolatore generale al professor Pidalà, un urbanista, un tecnico diciamo di fama regionale sicuramente, ha una grande esperienza per quanto riguarda la pianificazione diciamo, di questi piani e per questo abbiamo voluto affidare questo importante compito a lui. E il piano regolatore generale del Comune di Valderice aveva i vincoli decaduti nel 2011 e quindi chiaramente siamo diciamo, ecco, un po' in ritardo. Vogliamo recuperare questo gap perché riteniamo che il territorio abbia necessità di avere un'espansione ancora più importante e che possa essere in armonia con quelle che sono le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio.
Fermo restando che i professionisti fanno il loro lavoro, quindi sarà appunto un'idea concettuale e progettuale del professore, ma l'idea dell'amministrazione qual è? E l'idea dell'amministrazione, intanto abbiamo coinvolto tutti i tecnici, diciamo, del territorio per avere delle linee guida per quello che sarà il nuovo piano regolatore generale, e vogliamo, diciamo, coinvolgere anche tutti i cittadini affinché possano arrivare tutte, diciamo, le proposte, diciamo, importanti per la rielaborazione di questo piano. Io ritengo che ci sono, diciamo, diverse zone che possono espandersi in maniera ancora migliore. Faccio un esempio per quanto riguarda le zone artigianali, industriali e anche le zone commerciali. Abbiamo bisogno di parcheggi perché il nostro territorio è, diciamo, un po' si snoda in maniera particolare, e quindi, diciamo, vogliamo puntare anche su questa cosa. Ritengo che sia necessario, ecco, ampliare ancora di più quelle che sono, diciamo, le zone strategiche per il nostro territorio. Buon anno. Grazie, buon anno anche a voi, e colgo l'occasione per dire anche che in questo momento abbiamo dato l'incarico per il PUDMO, per il piano di utilizzo al demanio marittimo, perché ritengo che lo sviluppo, diciamo, di un territorio debba essere, diciamo, ecco, fatto in maniera sinergica, e quindi abbiamo dato l'incarico per questo importante progetto che secondo me potrà portare, ecco, uno sviluppo anche sul versante, diciamo, nord del nostro territorio. Questi due piani fatti, diciamo, in maniera sinergica potranno dare uno sviluppo, diciamo, socio-economico al nostro territorio non indifferente. Cambiamo pagina, tentato furto e danneggiamento. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato Alessandro Genna di 21 anni e Manuel Guarnotta di 19. I due sono stati sorpresi da un carabiniere libero dal servizio attorno alle 3 del mattino mentre cercavano di forzare la saracinesca di una rivendita di tabacchi in via Madonna di Fatima. Il militare ha immediatamente allertato la centrale operativa chiedendo aiuto ai colleghi. All'arrivo della pattuglia i due hanno cercato di fuggire a bordo di una vettura, ma sono andati a sbattere pochi metri dopo contro un veicolo parcheggiato, e così sono stati bloccati e arrestati. Oltre 1000 prodotti, tra cui artifici pirotecnici e decorazioni natalizie, sono stati sequestrati. Parliamo di un valore di circa 3.300 euro. È il risultato dell'operazione Natale Sicuro, messa a segno dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano, di concerto con i colleghi del nucleo antisofisticazioni di Palermo. Il blitz è stato messo a segno all'interno di un negozio cinese. Tutti gli articoli sequestrati erano privi del regolare marchio della Comunità Europea. Il titolare dell'attività commerciale è stato sanzionato con un verbale di 1.030 euro, e questa è l'ultima operazione frutto di una serie di controlli effettuati dai carabinieri nell'intera provincia di Trapani per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. E invece vediamo gli italiani che cosa pensano di questo anno appena trascorso. C'è un sondaggio dell'Istituto Trapanese di Sondaggi, appunto, l'Istituto Demopolis. Nel sondaggio di fine anno, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietrovento, ha analizzato la memoria dell'opinione pubblica sui fatti che hanno caratterizzato il 2019. Per il 68% degli italiani è stata la crisi politica di agosto, con la nascita del Conte Bis e l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle, a segnare l'anno politico appena trascorso. Per la maggioranza assoluta degli intervistati, gli ultimi 12 mesi saranno ricordati per il successo della Lega alle europee e per la recente nascita del Movimento delle Sardine. Tra i fatti di cronaca avvenuti nel nostro paese è invece la crisi dell'Ilva l'evento che ha maggiormente colpito gli italiani, indicata dal 63%. Secondo i dati del sondaggio Demopolis per il TG3, quasi un italiano su due segnala poi il delitto di Luca Sacchi a Roma, legato alla profonda escalation della droga. Nella memoria collettiva restano impressi anche il dirottamento dello scuolabus sventato dai ragazzi, le immagini dell'acqua alta a Venezia, il caso Bibbiano, la vicenda della Sea-Watch di Carola Racheta. Per 6 italiani su 10 a caratterizzare maggiormente il 2019 nel mondo è stato soprattutto l'impegno di Greta, dei Giovani per l'Ambiente. Il 41% segnala il trionfo di Boris Johnson alle recenti elezioni nel Regno Unito. L'opinione pubblica, ha spiegato il direttore dell'Istituto Demopolis Pietrovento, appare più disattenta sulla situazione in Siria o sulla pericolosa evoluzione della crisi in Libia, che ci riguarda molto da vicino.
La sigla e poi la parte del TG dedicata agli eventi. Consegnate le statuette di Saturno con la cerimonia finale nella chiesa di Santa Costina si è conclusa la rassegna Premio Saturno 2019 Winter Edition promossa da Telesud insieme alla Camera di Commercio di Trapani. Aspettando il 2020 diverse amministrazioni del comprensorio trapanese hanno organizzato iniziative con brindisi e musica in piazza per salutare l'arrivo del nuovo anno. Ma parliamo anche di un anno di basket con il presidente della Pallacanestro Trapani che fa il punto sulla annualità appunto agonistica. Intanto andiamo alla consegna dei premi Saturno che è avvenuta ieri nella chiesa di Sant'Agostino. La serata presentata dalla nostra Stefania Renda si è aperta con una clip che sintetizza le passate edizioni del premio Saturno con una carrellata dei premiati e dei protagonisti di questi 16 anni di riconoscimenti a chi si è distinto nei rispettivi settori, a partire dalle attività produttive, cultura, sport e nell'ambito sociale, ma non solo, portando avanti la migliore immagine del territorio e della sua voglia di andare avanti. E ieri, per l'edizione Winter del Premio Saturno, la statuetta raffigurante il dio dell'agricoltura è andata all'Ente Luglio Musicale a Stefania Mod. A ritirare il riconoscimento per il Luglio Musicale per il suo decennale impegno nella cultura, l'assessore del Comune di Trapani e delegata per l'ente Rosalia Dalì, che ha ricevuto il premio dal presidente di Telesud Massimo Marino. Per Stefania Mod è stato invece l'assessore Giuseppe Pellegrino a consegnare la statuetta di Saturno a Giuseppe Di Lorenzo, direttore della logistica dell'azienda trapanese, che in questi anni ha portato avanti diverse iniziative per il patrimonio della città, a partire dal restauro del gruppo della processione dei misteri Ecce Homo, oltre che l'intervento della statua di Saturno che si trova davanti alla chiesa di Sant'Agostino, che sempre ieri ha ospitato l'iniziativa Doniamo per il Magis Dei, con mercatini e canti natalizi per raccogliere fondi da destinare alle famiglie bisognose, organizzata dall'associazione Madre Pietà Dolorosa, guidata da Giuseppe Peralta, che a inizio serata ha spiegato il senso della manifestazione, che si è conclusa con uno spettacolo per la solidarietà presentato da Claudio Maltese. Come sempre, spazio anche alla gastronomia con il cooking show del noto enogastronauta Peppe Giuffrè, che ha deliziato il pubblico con una sua creazione live a tema natalizio che tutti i presenti hanno potuto degustare. Gran finale con il cabaret di Ernesto Maria Ponte, che con le sue battute, come sempre, ha regalato tante esilaranti risate, facendo così calare nel miglior modo possibile il sipario sul premio Saturno Winter. In questo servizio vediamo invece quali sono gli appuntamenti per festeggiare la fine e l'arrivo del nuovo anno in giro fra Trapani ed Erice. A Trapani, a partire dalle 23.30 in piazza Municipio, si brinderà al nuovo anno con la musica di Simo J direttamente da Radio 105. L'evento è inserito all'interno del programma di Natale Mediterraneo organizzato dal Comune di Trapani con il supporto tecnico operativo dell'Ente Luglio Musicale Trapanese e la collaborazione di ATM Trapani e City Green Light. Ad Erice, dalle 23.30 a scaldare la piazza della loggia, ci sarà la musica dei Cubeta. Il nuovo anno sarà salutato con i giochi pirotecnici in Brindisi. Presenterà la serata Marcello Mordino. A Valderice si brinderà al 2020 nel villaggio di Natale allestito in piazza Pertini con la musica degli Isa Band e i giochi d'artificio a mezzanotte. Ma già dalle 18 sono previste diverse attività di animazione per bambini. Questo pomeriggio alle 16 a Favignana, nell'ex stabilimento Florio, si terrà invece il concerto di Capodanno del corpo bandistico Maestro Giuseppe Beninati, diretto dal maestro Silvio Barbara. Ma vi ricordo che è vietato sparare i botti e accendere appunto i fuochi d'artificio a Trapani con propria ordinanza. Il sindaco Tranchida ha disposto questo divieto, anche l'utilizzo e lo sparo di petardi mortaretti in tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere degli animali e la protezione del patrimonio pubblico. Il divieto è scattato ieri e durerà, ricordatevelo, fino al prossimo 6 gennaio. Per Capodanno dunque
evitate di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari su piazze e vie e aree pubbliche in tutto il territorio comunale di Trapani. Ma nel frattempo vediamo di capire qual è il meteo per le prossime ore. Nel pomeriggio di oggi cielo sereno, con temperature comprese tra i 7 e i 13 gradi e venti forti moderati provenienti da nord-nord-est. Il mare sarà mosso, i venti continueranno a soffiare da nord-nord-est. Per domani mattina, nubi sparse con venti moderati provenienti da nord. Le temperature minime saranno attorno ai 9 gradi, sui 13 le massime. Il mare sarà mosso, i venti continueranno a soffiare da nord. Per gli appuntamenti invece su Telesud alle 20.30 stasera trasmetteremo l'incontro di basket Pallacanestro Trapani contro Scafati, alle 23 le interviste di Vuoli Cammareri al Vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli e al Vescovo di Mazzara del Vallo Domenico Mogavolo. Domani invece alle 13.45 la replica di Agorà con il bilancio di fine anno del prefetto Tommaso Ricciardi e poi a seguire quello del questore di Trapani Salvatore La Rosa. Alle 21 andrà in onda sempre domani la prima serata del primo Saturno Winter con il cooking show a cura dell'Accademia Sicilia e poi a seguire lo spettacolo di cabaret di Sasà Salvagge e alle 23 trasmetteremo invece la serata finale del premio Saturno con il cooking show dell'enogastronauta Pepe Giuffrè e lo spettacolo tutto da ridere di Ernesto Maria Ponte. Ci fermiamo dopo lo sport con il presidente Basciano e poi ancora un approfondimento. Un anno di basket e un anno di pallacanestro Trapani, il bilancio con il presidente Pietro Basciano, partiamo dal punto di vista sportivo. Ma è un anno che si chiude fortunatamente con una vittoria, un anno che chiaramente non ha dato quei risultati che ci aspettavamo, anche se arrivare ai playoff e uscire con Treviso, che poi è stata promossa, chiaramente è un risultato che ci soddisfa. Un anno che è partito, questa stagione finale, stagione adesso in attuale, non è partita bene, qualche errore c'è stato, adesso in corsa stiamo cercando di recuperare e rimediare. Un anno in cui il settore giovanile ci ha dato grandi soddisfazioni, sta crescendo bene, abbiamo dei ragazzi che continuano a esordire in Serie A2, quindi per noi è motivo d'orgoglio e di soddisfazione, credo anche per i genitori che hanno visto i ragazzi crescere in questo percorso assieme a noi. Quindi un anno che tutto sommato si chiude in modo positivo, possiamo dire, ecco. Anche se non sul lago della bilancia non andrei troppo sul positivo, ma sarei sul giusto, un equilibrato. Ecco. Dal punto di vista del club, della società? Dal punto di vista club e società, diciamo che alcuni risultati societari, probabilmente, che non sono chiaramente sportivi, probabilmente che ci aspettavamo non sono riusciti, un po' ti dico l'aumento del pubblico non c'è stato, questo purtroppo magari errori nostri che forse dobbiamo ragionare su alcune cose, dobbiamo un po' ripianificare quello che abbiamo fatto e anche il contesto sponsorizzazioni mi aspettavo qualcosa di più, in realtà purtroppo non è così, quindi dobbiamo un attimino rivedere alcuni contesti perché è chiaro i costi ci sono, bisogna riequilibrare anche quell'aspetto lì. Capitolo Palazzetto. Palazzetto, noi abbiamo fatto un ultimo incontro, credo qualche settimana fa, dove noi eravamo presenti con il nostro consulente, l'ingegner Vigilio, che è venuto da Roma, che è esperto in contesti sportivi e amministrativi, soprattutto in contesti pubblici. Il nostro ingegner Bosco, il nostro amministrativo Di Bono e Nicolò, che in qualità di amministratore delegato. In comune c'era il loro consulente, che il consulente attuale del comune che sta gestendo il bando di gara. C'è stato un confronto, credo, abbastanza chiaro. Adesso attendiamo e cerchiamo di capire
cosa viene fuori da questo bando. Ancora non sappiamo quando il bando uscirà, poi valuteremo, cerchiamo di capire se i club è nelle condizioni di poter sostenere economicamente un contesto come quello che si prevede nel bando, oppure aspetteremo e rimarremo alla finestra a guardare. Una cosa deve essere chiara, perché ho sentito dei rumori, che una cosa che non mi è piaciuta: la Palestra Trapani non vuole palazzetto gratis, questo deve essere chiaro. Non l'ha mai voluto, anzi, ci abbiamo investito, ci abbiamo messo parecchio denaro. Questo deve essere chiaro: non abbiamo mai detto di volere palazzetto gratis, non ci interessa, ma non ci interessa neanche andare a avere dei costi che vanno a influire sulle casse della È società. a rischio la continuità della Pallacanestro Trapani, diciamolo chiaramente ai tifosi. Potrebbe, sì, potrebbe, sì. Dal momento in cui, è chiaro, dal momento in cui non c'è un'area su cui la società può appoggiarsi, perché in A2 c'è l'obbligo dei 2.000 posti. Paradossale, quella regola l'ho messa io, tra l'altro, come presidente di Lega. Però c'è l'obbligo di 2.000 posti. Oltre Pala Ilio, qui non ci sono strutture da 2.000 posti. È chiaro che dal momento in cui noi non dovremmo avere a disposizione il palazzetto, perché magari il bando viene vinto da un'altra società, o magari non ci sono i contesti per cui noi possiamo accedere al palazzetto, è chiaro che a quel punto dovremmo fare il nostro ragionamento e magari pensare anche di trasferire il titolo in altra città. Dopo tanti anni di presidenza e di proprietà, come crede di essere cresciuto l'uomo di basket Pietro Basciano in questa avventura? Ma se ricordi, Fabio, cioè, noi siamo arrivati nel mondo della pallacanestro nel 2000, nel 2011, credo 2011, fine 2011 o qualcosa del genere, se ricordo bene. Un anno, poco meno di un anno dopo, ero già consigliere all'interno della Lega Nazionale Pallacanestro. 2 anni dopo ero presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. Credo che in questi anni abbiamo lavorando bene con la Pallacanestro Trapani, abbiamo ridato fiducia a quella che era la società nel mondo sportivo, perché se ricordate non era finita bene l'avventura della Pallacanestro Trapani prima della famiglia Basciano. Abbiamo ridato fiducia agli vertici della Pallacanestro verso la Pallacanestro, verso la Pallacanestro Trapani. Oggi la società è rispettata da tutti quanti, i dirigenti della società sono rispettati da tutti quanti, quindi credo che il nostro lavoro l'abbiamo fatto, non dico bene perché la perfezione non esiste. Però in tutto sommato abbiamo fatto qualcosa che ci fa dire, guardandoci dietro, qualcosina abbiamo fatto, qualcosa lasceremo. A proposito di rumors, sembra che Davide Lama stia un po' affievolendo il suo impegno in questo momento con la società, o si stia staccando. Correggimi se ti sto dando un assist sbagliato. E contemporaneamente, Presidente, ti chiedo contestualmente, hai detto poco fa, vediamo di aggiustare in corsa, no? In cosa consiste questo No, per concetto? quanto riguarda Davide, no, non si sta affievolendo, ma motivi familiari molto delicati purtroppo hanno costretto Davide a spostarsi al momento a Bologna, e lavora da Bologna praticamente, supporta Nicolò nelle attività quotidiane da Bologna. Per motivi familiari, ripeto, strettamente personali, familiari, è stato costretto purtroppo a spostarsi. Vedremo adesso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se Davide riesce a risolvere questi problemi e quindi a ritornare, oppure dovremmo valutare cosa fare, è chiaro, anche per rispetto Chiaro. della sua persona. Per quanto riguarda gli aggiustamenti, beh, adesso aspettiamo di capire cosa succede con Goins, dovrebbe rientrare oggi negli allenamenti, aspettiamo anche di capire cosa succede nelle prossime settimane con la classifica, e poi valuteremo cosa fare. Non è detto la società possa tornare sul mercato, ma possa anche valutare in accordo con l'allenatore, di attendere e capire cosa succede. Abbiamo una squadra che adesso sta ritrovando il suo equilibrio. Ho detto, abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa. Adesso sta ritrovando il suo equilibrio. Attendiamo che Goins riprenda fisicamente bene, attendiamo anche che Andrea Renzi torni a essere l'Andrea Renzi che conosciamo. Giocatore chiave che in questo momento soffre perché, secondo te? Ma non, onestamente non te lo so dire. Io ho parlato con il ragazzo, con cui sapete ho un grande affetto personale, a cui voglio un gran bene. Ho parlato con il ragazzo e lui stesso capisce che in questo momento è in difficoltà. È solo una questione probabilmente di testa. Deve un attimino riequilibrare lui i suoi parametri e rimettersi a ritornare a essere quello che è il giocatore che sotto canestro fa valere la sua presenza, quella che oggi purtroppo ci manca.
siamo in chiusura di questa chiacchierata. Al 2020, la cosa che desideri più che accada alla Pallacanestro Trapani è quella che invece temi e speri che non accada? Ma quello che mi auguro è non tanto per la prima squadra, perché la prima squadra sono sicuro che il suo campionato lo farà, riprenderà tranquillamente il percorso, ma mi auguro che l'Under 18 riesca a raggiungere il successo che ci aspettavamo già da 1 o 2 anni e che manca tanto, ma stanno facendo veramente bene, quindi non pretendo di vincere il campionato, ma credo che possiamo dire la nostra nelle finali. Va bene, hai già detto la cosa che speri che non accada, che non vada alle finali nazionali Under 18, giusto? Così ti ho risparmiato. Sì, okay. Quello che non mi aspetto è chiaramente di trovarmi in una situazione dove decidere se trasferire il titolo di Trapani o lasciarlo a Trapani. Quello non vorrei accadesse. La battuta finale io la dedico a una persona a cui voglio bene, non ho nessun pudore anche davanti alle telecamere. Daniele Parente, ha le stimmate del grande allenatore secondo te? Ma secondo me sì. Sì, perché ha quella caratteristica che proviene dall'essere stato giocatore, ma anche quella di chi lavora per la società, e quindi ha quei due valori che lo rendono sicuramente un allenatore che è ancora in crescita, ma potenzialmente può diventarlo. Pietro Basciano, auguri, in bocca al lupo a te, alla Pallacanestro Trapani, ricordandoci sempre, a costo che venga scambiata per una sviolinata, quanto è importante la figura di questo imprenditore che ci fa vedere la Serie A ormai da tanti anni. Buon 2020, Pietro. Auguri a tutti quanti. Grazie. Non potevamo non concludere il 2019 con una bella notizia che riguarda questo libro che vedete fra le mie mani, Grammatica Umoristica, un prodotto trapanese certamente edito da Margana Edizioni, rappresentata qui proprio dalla editrice Anna Puccio, libro scritto dal professore Francesco Mercadante che vedete invece qua. Perché una buona notizia? Perché proprio negli ultimi giorni questo libro è diventato un best seller nella categoria specifica, ovviamente settoriale, diciamo così. Spieghiamolo. Il libro ha avuto una bellissima recensione sul Sole 24 Ore. Questo ha portato fatto molto rumore nel campo, diciamo, mediatico, e allora questo libro tra l'altro ha un contenuto molto interessante e lo rende leggibile e leggero e umoristico. Te l'aspettavi, professor Mercadante, questo successo? È un piccolo sogno non sognato ma che si è avverato. E dico non sognato perché onestamente si fa davvero fatica ad attribuirsi chissà quali meriti poi, cioè, ma immaginare che si abbia questo successo di pubblico, questo riscontro. Tant'è che quando dalla casa editrice mi hanno telefonato per comunicarmi che era in primo nelle classifiche di vendita, non ti nascondo, insomma, intanto è la mia prima volta. Diciamo in questi termini, e sono felice, insomma, che si sia verificato proprio una casa editrice trapanese. Finalmente possiamo affermare profeta in patria, sia per Margana che per Mercadante. Sì. Tra l'altro nel libro c'è un fotoracconto di Giova Circa. È un'altra bella realtà, la nostra fotografa, insomma, tra le più apprezzate. Assolutamente sì, e vale la pena nominarla nel caso specifico, perché associato al testo ci sono delle immagini fatte da Giovanni che riprendono appunto gli strafalcioni, diciamo, sì. Simpatici su... Ce n'è una in particolare che proprio diciamo, ritrae i classici cartelloni, ecco, di propaganda degli ortofrutta. Questo è spettacolare. Bello. Per esempio questo è Babba Lucede. Questo è carina, questo è molto divertente, e lì è stata proprio il merito di Giovanna Circa, che è andata in un giro esplorativo per le vie della città a rintracciare queste cose. Oggi torno. Va bene, Anna, quanto è difficile fare l'editore in questa città e poi sbarcare, insomma, appunto sul nazionale? È
Difficile, è un'avventura. Bisogna sicuramente il coraggio ce lo dà chi ci sostiene, chi crede in noi, come Francesco che da perfetto sconosciuto, poi nella realtà un caso ci ha fatto conoscere sì, tramite Giovanna. In realtà non avevamo un rapporto precedente. Sì, non c'era un rapporto precedente e il fatto che ci abbia dato fiducia, questo ci rende molto orgogliosi e questo ci dà anche la forza di andare avanti e continuare. Vabbè, mi tocca la domanda. Professore, quanti strafalcioni poco umoristici ho fatto in questa intervista? Devo dire non molti in questa intervista. Beh, qualcuno c'è però, non molti. Qualcuno c'è, ma è la lingua colloquiale che li contiene. Quindi per certi aspetti si può anche dire che il registro medio ammette e tollera determinati svarioni, se parliamo di registro medio. Se poi diventa prosa e li metti per iscritto, allora lì la tolleranza va a farsi benedire. Questo va detto.